Buon pomeriggio amici di Diretta Sport, appassionati di calcio e benvenuti al comunale di Santa Maria Coghinas, teatro della sfida tra Coghinas Calcio e Macomerese, match valido per la 24esima giornata del campionato di promozione Girone B, nonché settima giornata di ritorno. E quindi Serra, che vuole gestire, cerca subito il lancio in direzione di un suo attaccante, di prima intenzione prova il destro, alto sopra la traversa, subito per uno squillo della squadra di casa, che si fa vedere con un tiro da lontano da parte di Luca Milia, con le mani proprio Simone Serra, il terzino destro del Coghinas. È stato importante l'azione precedente, ha provato un inserimento tutta a fascia, bravo però il suo diretto avversario a leggere la traiettoria. Sassu tocca ma non basta, ancora palla che rimane lì, Sassu tocca e involontariamente serve l'inserimento di Lerek e poi ci mette una pezza proprio Carruccio, il capitano del Coghinas. Chiama lo schema, area affollata, con Sassu che parte da lontano, pallone che arriva nel centro, palla che rimane lì, Sassu ci prova, anticipato all'ultimo momento da Fois, con la porta completamente sguarnita. Palla che rimane lì, Ruiu vuole far ripartire i suoi, pressa Ruibal ma non basta, quindi ci prova con un sinistro da lontano, pallone che non impensierisce Rota, tiro centrale, non si è perso tanto tempo in questo primo tempo che è andato via abbastanza liscio, quindi probabilmente manderà a riposo senza recupero, vedremo un po', con Serra che entra dentro il campo, velo intelligentissimo di Ruibal che lascia lì per Greco che allarga per il cross al centro dell'area, tutto molto bello per il Coghinas. 7 giocatori in maglia rosso-blu in aria, con soltanto Serra e Tugulu fuori dall'area. Cross battuto in questo momento, palla che rimane lì e in qualche modo la difesa della Macomerese riesce a liberare. Questa volta buca proprio Lerek che si trova sull'auto di sinistra, ottima parata del portiere di casa che si fa trovare pronto. Chiamato lo schema, ha battuto il cross ad uscire verso la testa di Radovanovic, palla che rimane lì, Milia al sinistro destro e poi la palla sbatte sul palo. Dopo il tiro a botta sicura di Milia c'è stata anche la deviazione, la palla ha sbattuto sul palo di tocco per Ruibal sul lato sinistro, può crossare di prima, palla che passa e non ci arrivano né Radovanovic né Sissé. Si lotta nei pressi dell'area della Macomerese, palla che rimane lì, Sissé addolcisce il pallone, fa correre Ruibal dopo un'ottima giocata, il numero 10 col mancino vuole la porta, ha visto Trini fuori dai pali, il numero 1 che è intervenuto senza problemi. Ricorsa lunga proprio per Lauria che vuole andare direttamente in porta, che gol Fabio Lauria da lontanissimo, fa partire il suo mancino, la palla finisce sotto il 7, sorpreso Pier Mario Rota e come detto in precedenza la Macomerese ci credeva e ci è voluto un episodio. Lancio lungo di Serra, questa volta aggancia Radovanovic, cerca di portarsela verso la porta, tocca a corto per Sissé, eccolo qua il pareggio del Coghinas, straripante Radovanovic che se n'è andato via e ha messo in mezzo per Sissé, è stato un gioco da ragazzi, spingerla in porta non poteva sbagliare in questo caso. Nacet stacca di testa, ancora spina, alimenta l'azione per Zirolia, punta l'area, lascia lì per Lerek, entra in area, Lerek alza troppo il suo destro. Altro lancio lungo, sono saltati tutti gli schemi, squadre che si affrontano ormai a viso più che aperto, Milia per Virdis e arriva il triplice fischio del signor Ruiu, Coghinas Macomerese storia, un punto a testa per le due squadre.